Io sono Daniele Trigo, svolgo la mia attività di ricerca all'interno del Sistema, che è un istituto scientifico biomedico euro-mediterraneo, che ha la sede a Brindisi. Sembrerà strano, ma in realtà l'istituto, infatti, biomedico, cosa ci fa una letterata comunque una variata di beni culturali. Beh, il mio progetto forse potrà essere ambizioso, ma il pianeta salute e il pianeta della cultura hanno delle caratteristiche e delle vicinanze che adesso vi andrò a illustrare. Ho voluto cogliere innanzitutto la sfida offerta da Italia Camp, come è stato detto questa mattina, per innescare processi, avviare progetti e creare eventi in sinergia sia multiregionale ma anche multiculturale. Quindi valorizzare le competenze, i talenti, le tradizioni, le collaborazioni e le opportunità sia di scambi di lavoro nella parte del Mediterraneo che si snoda operosamente lungo la Via Appia e arriva attraverso la Via Ignazia a Costantinopoli. Infatti, il viaggio della storia universale, che la Via Appia veniva definita dai romani come un soprannome Regina Viarum, che è stata ed è ancora testimone di cultura, di culla di civiltà, di progresso, per trovare così i semi, innaffiare i germi e piantare tutti gli alberi che danno i frutti buoni e necessari per un futuro sostenibile, sostenibile della nuova generazione, che fioriscono in un'arteria che noi vogliamo ribattezzare Regina Operum. A questo proposito c'è da sottolineare, e anche stamattina si è avuta contezza di questo, che solo nel mettere insieme, nel far sì che il mondo delle istituzioni, della ricerca, delle imprese possano collaborare in sinergia con gli attori dello sviluppo, solo in questo modo si può favorire la modernizzazione della Via Appia. Da una parte abbiamo la Regina Viarum del passato, quindi con tutta la storia, con tutti i processi culturali, con tutte le vicissitudini, e dall'altra parte invece dobbiamo costruire la Regina Opera nel futuro. Nella storia possiamo elencare numerosi accadimenti, numerosi eventi storici, ma quello che voglio dire è che bisogna trasformare questo percorso in un percorso moderno, in un percorso del fare. Infatti la Regina Viarum è stato il luogo di reale potenziale ricchezza, dove, come ho detto fino a poco tempo fa, ci sono stati accadimenti millenari, radici culturali comuni, ma solo attraverso la cooperazione, la collaborazione e quindi la creazione di eventi culturali, di grandi progetti come concerti metropolitani, di piccoli concerti ubiquitari, di creare un'integrazione di sistemi e di collettività intelligente, possiamo soprattutto affermare che attraverso tutti gli attori dello sviluppo ci si può incamminare insieme, in modo tale da creare queste collaborazioni, per cercare di fare progetti che possano esprimere i talenti e soprattutto le identità locali, e per creare anche delle opportunità, per non essere solo percorsi culturali, ma per essere percorsi anche scientifici da un certo punto di vista. Infatti la tradizione, abbiamo molta tradizione, abbiamo l'arte, abbiamo il tessuto turistico, abbiamo le idee, abbiamo il teatro, però dobbiamo mettere a frutto in modo tale che possano diventare delle best practice e delle best competence, quindi delle idee di eccellenza che possono essere realizzate. Quindi cogliere, istituzionalizzare, innescare, progettare, avviare, sperimentare e integrare, e infine non per fine valutare e valorizzare e creare il futuro di oggi. Quindi dobbiamo passare dalla Regina Viarum, che è la Via Appia, alla Regina Operum della creazione. Grazie.